vedete? Si chiama Furron, 50 kg di potenza, 50 kg di divertimento. Nasce da un colosso asiatico, ci sono voluti 40 ingegneri per realizzarla ed è una vera libidina. È una moto o una bici? È una moto elettrica, con tanti cavalli, con delle ottime sospensioni e un'ottima geometria ciclistica. Oggi l'abbiamo provata con il pilota Alessandro Bruni del progetto MX. Vedrete delle bellissime immagini e vi divertirete moltissimo. Intanto volevo segnalarvi un paio di cose interessanti. Il freno a disco anteriore e posteriore, motore molto molto compatto all'interno del telaio che abbraccia tutto il motore elettrico e la batteria. Forcellone oscillante con monoammortizzatore con doppio rinvio. Il che significa che ci si può fare veramente di tutto con questo oggetto: mulattiere, fango, acqua, ruscelli. Oggi l'abbiamo proprio un'altra strada. Vedete che cosa è capace di fare questa Furron. Alessandro. Ciao Andrea. Allora, hai provato la Furron, ho visto che ti sei divertito, l'hai maltrattata parecchio, acqua, fango, sottobosco, radici, sassi, un po' di tutto. Che cosa ti sembra della ciclistica di questa Furron? La ciclistica di questa, diciamo, moto elettrica è molto maneggevole, molto compatta e si muove molto bene nel sottobosco e tra gli alberi. È molto scattante, il motore ha una spinta tutta incentrata sull'inizio e la partenza. Sui tratti magari un po' con le ripartenze da fermo, come l'hai trovata? Sulle ripartenze da fermo ha un buono scatto, ma a lungo comunque sente che fa fatica. Ho visto che ti arrampicavi anche su alcune piccole mulattiere, mi sembra. Sì, sulle mulattiere va, direi, benissimo, perché riesce bene a arrampicarsi sui sassi. È sulla terra un po' smossa che non ha molto attrito, ma comunque. Ok, poi tu sei anche pesante, quindi. Sì, per quello. Senti, ma è più vicina a una moto da cross, a una moto da enduro come comportamento o una bici elettrica particolare? Se devo dirti la verità, penso nessuna delle tre, forse su una moto da trial potrebbe essere incentrata, anzi, tra un incrocio tra moto da trial e enduro. Ricordiamo che Alessandro Bruni è il testimonial ufficiale di Furron, stiamo aspettando di poter cominciare il nostro campionato italiano del progetto MX. Come hai passato questi mesi di lockdown? L'ho passati sicuramente un po' arrabbiato perché non potevo andare in moto, però ho continuato ad allenarmi a casa con quello che potevo fare. Anche con Furron, mi sembra. Certo. Senti, un'ultima domanda. Come è impostata? Come va? Va bene, ma per le persone pesanti come me forse ha una compressione troppo veloce e un ritorno troppo lento, perché la ruota davanti tende sempre ad alzarsi quando si è seduti sul posteriore e si spinge. Giusto quello. L'inclinazione potrebbe essere un po' più verticale, magari. Okay. A chi la consegneresti la Furron? Agli amanti delle scampagnate, diciamo, perché non ha molto tempo per allenarsi ma vuole comunque girare su una due ruote. In tempo di elettrico si parla molto di bici e moto elettriche, questa è un'ottima scelta per chi vuole andare nei boschi in mezzo alla natura e divertirsi senza inquinare, senza dare fastidio. Furron riteniamo che sia un prodotto molto interessante, ben costruito, c'è qualcosa ancora da migliorare, ma ritengo che sia un grande successo e chi la prova penso che non l'abbandona.